Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'inno argentino risuona nello stadio. Davvero notevole, ora tocca all'altra squadra. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. E ora si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Scelgo il Kun, Agüero, che ha dimostrato molto spesso di non essere solo un finalizzatore ma anche un giocatore decisivo. Senza dubbio è uno dei migliori attaccanti in circolazione ed è il giocatore a cui la difesa avversaria riserverà un'attenzione particolare. Certo, il segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Wijnaldum, bella apertura. Entra il pallone, teso. Sicuro qui l'intervento del portiere. Acuña. De Paul. Otamendi. Provano a ripartire da dietro, la gioca in profondità, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Decidono di giocarla all'indietro. De Paul. Messi, ottima pressione la sua. Palla recuperata. Promes. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Vessella. Entrambe le formazioni stanno giocando al di sotto dei propri standard, ma basta un episodio per accendere questa sfida. Spazza via senza fronzoli. Acuña. Tagliafico. De Paul. Dybala. Agüero. Conclusione sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione.
decide di allargare il gioco. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Prova Depay. Scatta verso il pallone. Leandro Paredes. Otamendi. Tagliafico. De Paul. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. La butta via e fa respirare la difesa. Ottimo dribbling. Mette la palla dentro. Ci mette una pezza. Messi a sinistra con il passaggio. C'è Messi. Se ne va. Messi. Allontana il pericolo. De Paul. Acuña. De Paul allarga il gioco sulle fasce. Dybala. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Non possono tenere palla all'infinito se vogliono rendersi pericolosi. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Non riesce a mantenere il possesso. Otamendi. Messi. Buon intervento difensivo. Sarà calcio d'angolo. Leandro Paredes decide di battere corto. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Messi. Colpi. Parasilo Shen. Ottimo disimpegno, fondamentale. La butta in mezzo. Spazza via. Cambio di fronte. Cercano spazio allargando il gioco. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. L'Olanda avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi. Tagliafico. Acuña. Acuña. Qui deve. Parasilo Shen. Wijnaldum. Lotta e perde l'equilibrio. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Virgil van Dijk. Promes. Tenta Wijnaldum. Wijnaldum. La mette sulla sinistra. Occhio a cross. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Sceglie di battere corto.
Ecco il cross. Leandro Paredes cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0. Tagliafico. Tagliafico si guarda intorno, fa avanzare l'azione con il lancio lungo, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, cambia gioco e adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone, scatta verso il pallone, è attento e allontana senza, attenzione al tiro. Argentina prova a costruire un'azione pericolosa. Lungo pallone in avanti. Scodella in avanti. Contrasto molto deciso. Decide di spedirla dall'altro lato. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Di Maria. Dybala. Partita ancora completamente aperta. Paolo Dybala. Dybala. Palla filtrante. Messi. Se non si inventano qualcosa adesso rischiano di andare ai tempi supplementari. Tentativo di allungare il gioco. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. De Paul. Lungo passaggio in avanti. Virgil van Dijk legge bene l'azione, blocca il pallone. Promes. Fallo, calcio di punizione. Una ammonizione che non sorprende più di tanto. L'Argentina ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Prova a giocarla in profondità. Tocco morbido. Agüero! Ha segnato! E questa può essere la svolta della partita. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Si ricomincia dall'1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Prova il cambio di gioco.
5 giri di lancette al triplice fischio. Allarga il gioco. Scatta verso il pallone. Si fa trovare al posto giusto e allontana. E sarà rimessa con le mani. Cerca di lanciare il compagno. La mette in mezzo. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Palla in avanti verso il compagno. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Si libera la grande. Attenzione! Occhio alla... Parasilashen! Promes. Finisce così. Non c'è più tempo. Non ha giocato male la difesa. Davanti però poco e niente. Poco cinici gli attaccanti. E alla fine è uscito il risultato negativo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Non possono essere soddisfatti di questo risultato. Non sono mai riusciti a rendersi pericolosi. Se diventa una tendenza a lungo andare, potrebbe influire sulla fiducia della squadra. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un onore, come sempre.